Vi volevo far vedere questo kit di messa in fase per Opel, 1600 e 1800 benzina. Faccio vedere adesso come i pezzi, come funzionano, insomma. Allora, questo è l'attrezzo per bloccare gli alberi a camme da dietro, togliendo il coperchio punterie. Questo qua blocca gli alberi a camme dalla parte di dietro, cioè non dalla parte delle pulegge, per tenerli fermi. Poi abbiamo questo qui è l'attrezzo che serve per bloccare il volano. Questo qua si tiene fermo il volano, poi dall'altra parte, per esempio, si svita il dado della puleggia, si fa forza, ma questo qua si tiene fermo il volano, che non si muova. Poi abbiamo questo qui serve per bloccare il volano in una posizione per centrarlo. Una volta trovato il punto della fase dell'albero motore, si mette questo qua con una vite, si stringe e si tiene centrato il volano in posizione, così non si muove. Non perdiamo il segno, insomma. Poi abbiamo questo aggeggino qui. Questo qui serve per tenere fermo, per bloccare il tendicinghia, il rullo tendicinghia. Per esempio, lo svitiamo, lo allentiamo e gli infiliamo questo pezzo qui, tac, e lo tiene fermo in posizione, così noi riusciamo a togliere la cinghia con il rullo tendicinghia allentato. Poi abbiamo questa spina qui, vedete? Questo qui serve per bloccare il tendicinghia della cinghia servizi. Allentiamo con la chiave il tendicinghia servizi, lo alziamo su con la chiave, teniamo su e infiliamo questa spina, così lo tiene in posizione e nel frattempo riusciamo a togliere la cinghia servizi. Questo serve per quella cosa lì. Poi abbiamo le due mezzelune che servono dopo aver trovato la fase, il punto della fase degli alberi a camme sopra, delle pulegge degli alberi a camme sopra. Queste qui servono per tenerle fisse in posizione. Si mettono una contro l'altra, poi vedete anche nell'immagine, e li tiene fisse lì. Bene, poi quando sarà il momento che devo fare la distribuzione alla mia, che ha il motore A16 XNT, vi farò un bel video, così vedete tutto passo dopo passo.